di quelli che vogliono lasciare i riferimenti per andare avanti al percorso, ci sono degli opuscoli anche. Mi è stato assegnato un compito che è quello di dare un po', diciamo, un contesto generale a questa questione. Io cerco di farlo a due livelli. Uno, magari spendendo qualche parola su cosa è quest'area e qual è la sua connessione possibile con il termine del parco, eccetera. Poche parole, perché forse voi conoscete meglio di me la situazione. E l'altra, è quella invece di capire qual è il contesto della diciamo, costruzione di, processo, di un processo interattivo, partecipativo, che permetta di ricondizionare questa questione dei bandi in maniera attiva. A me sembra, comincio da questo secondo punto perché mi sembra il più importante. Questo bando si colloca all'interno, diciamo, di una cesura di rapporti su strategie generali dell'amministrazione su dei beni fondamentali come sono il Parco Sud, il Parco di Cintura, le strutture del Parco di Cintura e dello stesso Parco Sud, in vari termini, in termini ambientali, in termini di sistemi degli infrastrutturali, in termini di sistemi ecologici e via dicendo. Allora, io ricordo, parlo anche a nome del tavolo degli attori sulla sovranità alimentare, Parco Sud, e dico il titolo lungo perché significa il rapporto città-territorio. Abbiamo tentato l'anno scorso di mettere in piedi una cosa che è culminata in un convegno dello scorso anno, nella quale si proponeva, diciamo, la partenza di un laboratorio territoriale su tutta Milano su questa questione della relazione con il territorio agricolo come una scelta strategica per Milano e per la riqualificazione dello stesso senso della relazione del Milano per fare col territorio, cioè un elemento di ricondizionamento generale di quelle che erano le logiche espansive duramente edilizie, sostituendo un principio di nuovo valore territoriale basato su, appunto, i processi della nuova agricoltura, l'espressione di bisogni di ambiente, di cibo e via dicendo, che trovavano un interlocutore dentro la produzione agricola del territorio del Parco Sud in particolare. Dentro questo processo tutto quello che riguardava il pezzo di parco agricolo all'interno della città e comunque in generale il cosiddetto parco di cintura metropolitana, che poi erano cinque aree diverse nella città, tutte in questo modo legate però alla relazione con il contesto agricolo generale, ecco, queste dovevano diventare l'elemento, diciamo, di relazione territoriale fondamentale, cioè cosa vuol dire ricondizionare la struttura di Milano. Invece di considerare queste aree di riserva per l'edificazione o per l'edificazione, ma anche per dei servizi, però contro, diciamo, l'uso agricolo e questo nuovo valore territoriale, dovevano essere riconsiderati e messi in campo. Tra queste, le cascine, per cui si proponeva, adesso dico delle cose che assegno a questo tavolo, via dicendo, dirò anche poi perché, giustificando perché parlo a nome di questa cosa, ma vale per tutta una serie, diciamo, di soggetti che stavano ragionando su questa cosa. Era una specie, quindi, di, non solo di partenza generale, mi proposta di mettersi al tavolo interattivamente a proporre queste cose. Dentro questa cosa le cascine erano l'elemento fondamentale in termini di strutture edilizie che richiamavano la storia di questo territorio agricolo, ma che dovevano assumere una nuova funzione in una neoeconomia con la nuova agricoltura in termini, diciamo, di scambiatori territoriali veri e propri, no? Cioè luoghi dove la relazione col parco agricolo diventava materia viva, dove si incrociava con i desideri, quelli che stavano esprimendo, il comitato hanno espresso, esprimevano prima, di socializzazione, di trovarsi, di esprimere il progetto di sé del proprio territorio, dentro un'area e via dicendo, proponendo che almeno una cascina per zona diventasse uno elemento essenziale, esemplare di questa relazione. Secondo me la cascina Monterrovio è una di queste cose e quindi deve caricarsi di tutto questo senso. Guardate, non è soltanto il senso di questa zona specifica, ma in questa zona specifica un elemento esemplare di una cosa che potrebbe diventare un progetto generale per la città. Ecco, questo è il punto di partenza per cui penso di assolvere il mio dovere di darvi degli elementi di riferimento generale. Credo che una prospettiva di questo genere sia l'elemento fondamentale
che è un elemento di contenuto, ma è anche un elemento di metodo. Cioè, tutti questi atti per mettere al mondo una vera riattivazione di questa cascina dovrebbero essere gestiti dentro gesti di progettualità sociale che vengono presi come punto di partenza dell'assegnazione di funzioni e anche dell'elemento di organizzazione materiale, diciamo, di questa cascina. Che dovrebbero riguardare, aggiungo quest'ultima cosa, non soltanto l'oggetto in sé, l'oggetto edilizio, ma quello che questi oggetti edilizi una volta erano, cioè degli elementi che organizzavano il territorio, che organizzavano la produzione, i campi, la relazione con i campi e via dicendo. Questi mi sembrano elementi assolutamente rinunciabili e quindi è un invito anche a chi lavora adesso su questo caso di caricarsi di questo significato di ordine generale. Ecco, c'è un ricominciamento dalle zone di questo processo che è in atto, forse poi il Doghini dirà qualcosa in questo senso, ieri abbiamo fatto una riunione molto bella in zona 6 in cui si chiedeva a tutti i progetti sociali di esprimersi, di connettersi a questa questione delle filiere corte, della nuova agricoltura e via dicendo. Ecco, ma penso che questa questione dovrebbe essere al centro del primo prodotto, la prima relazione, la ricostruzione della relazione con l'amministrazione partendo dalla disponibilità della zona, per esempio, no? Ma ricordando che poi si tratta di mirare ancora più alto, perché è un po' più alto che avvengono le cose che negano questa nostra buona volontà. Cioè il territorio continua a essere venduto, l'agricoltura tende a essere riperpetuata nel sua, come agroindustria, e come, quando non va bene questa muore, cosiddette green economy, che però non sono affatto green economy ma che sono biogas e cose di questo genere, non mettendo in campo dei contratti adeguati per un rilancio dell'agricoltura. Quindi voglio dire, volano gli elefanti sopra questa cosa dell'agricoltura, e quindi dobbiamo poi raggiungere un livello, diciamo, di interazione, se necessario di conflitto su questa cosa, e arrivare a questi elementi di struttura. Poi su questo in altra occasione ne parleremo, come si fa a fare questo, via dicendo. Però partire dal basso e caricarsi di questo senso mi sembra il metodo più interessante. Ecco, dal punto di vista, dico proprio l'altro punto che dicevo, che mi sono messo per secondo e invece come prima, a me sembra che questa zona qui sia un esempio chiarissimo di come era stata perpetuata questa logica di assegnare puramente valore immobiliare ed edificatorio al territorio agricolo residuo all'interno della città e alla sua relazione con il grande Parco Sud. Parco Sud non è una cosa di cui potrei parlare, che è interessante, poi si è realizzato, ma è diventato un parco un po' come gli altri, sì, dove è stata l'agricoltura, ma un po' residuale, dove non è stato puntato. Ora si sta rilanciando questa funzione come neo-economia e come anche nuova forma civile, cioè di patti che si istituiscono tra il nostro, la cittadinanza e questo che può offrire il nostro territorio, per esempio i gas, i mercati, i contadini. Io stamattina ho un intervento al parco contadino dell'umanitaria, non so se qualcuno ha sentito, via dicendo, il mercato contadino dell'umanitaria e via dicendo. Allora, questa cosa vuol dire ritrovare i fili della relazione anche materialmente, anche fisicamente. Dicevo un esempio chiaro di come era andata avanti quella logica, per esempio tutta la costruzione di quartieri popolari qui attorno, per fortuna erano quartieri popolari invece che altra speculazione edilizia, ma ce ne sono molti altri che invece sono speculazione edilizia, vuol dire occupare con l'edilizia il territorio, per cui abbiamo ridotto a canali stretti tra un'autostrada, un insediamento residenziale e altri insediamenti che residenziali non sono, di ritrovare i fili della relazione con il grande Parco Sud. Quindi questo è un problema che dovremmo gestire mediante i corridoi, degli elementi di questo genere, ma poi soprattutto forzando la relazione anche in termini immateriali. Cioè, se questo diventa un luogo dove si scambiano i prodotti con il Parco Sud, dove i fili di relazione, di memoria con questo territorio vengono con un centro culturale, un luogo di pensiero, di azione e anche diciamo di espressione d'amore per questo nostro territorio, di scoperta prima di tutto, quando si conosce la persona che l'ha abbandonata, la si riconosce, gli si tende la mano e si costruisce una relazione affettiva con questo territorio, che è una relazione culturale. Allora, in termini diciamo più strettamente architettonici, urbanistici, paesistici, e in termini etico-economici, di un'economia etica,
Ecco, queste cose sono i grandi fili da ritessere da questa parte. Voi capite che allora questo qui diventerebbe un cuore di questo insediamento, pur essendo una cosa piccola, pur essendo una cosa degradata, e che la degradata può diventare un movimento di grande rilevanza. Ecco, io vi proporrei allora di ritrovare i fili, anche trovare i fili in relazione con le altre zone che portano avanti queste cose. Ci sono anche esempi in corso in questo momento che fanno la stessa operazione, so che Chiesa Cagna per esempio è stato uno di questi esempi, anche fino a Campazzino, via dicendo, in altre zone succede una cosa, ci sono i progetti del Ticinese, i progetti del Civer sulla Darsena, via dicendo, c'è una progettualità in corso alla quale raccordarsi che è coerente con quel disegno che si diceva prima, quindi abbiamo anche le spalle della relazione possibile. In quanto potrà, il tavolo che mette attorno, praticamente tende di mettere attorno, è soltanto uno strumento, non è neanche un'associazione formalizzata, ma tende di mettere attorno un tavolo periodicamente tutti gli attori che si occupano di questo rapporto col territorio e con la nuova agricoltura e con la sovranità alimentare che diventa anche sovranità territoriale, tutto quello che si potrà fare per appoggiare questa cosa lo faremo, prima di tutto mettendo in relazione pezzi di progetto locale e organizzati al basso che già pongono questa questione. Grazie.